Oh, sia chiaro, io la chiamo fiction, ma non è un divertissement, perché nasce dalle crescenti polemiche, dagli scontri di piazza, dalle aggressioni collettive, dalle decapitazioni della statua di Colombo che negli Stati Uniti si verificano da decenni. Ce ne dà racconto in apertura, rapidamente, l'agente consolare degli Stati Uniti, Anna Maria Saiano, e subito dopo il giudice Michele Marchesiello darà il profilo di una istruttoria. Toccherà quindi all'accusa e alla difesa. L'accusa è affidata a Gherardo Colombo e la difesa a Enzo Roppo. Avranno la possibilità di una breve arringa e poi di una replica. C'è una vera corte che mima una corte di assise e questa è presieduta dal giudice Maria Teresa Bonavia, giudice all'atere Lucia Vignale, sono Maria Teresa Bonavia è giudice della Corte di Appello di Genova, ed il più alto grado che noi abbiamo, e con loro a lato sei studenti della Facoltà di Giurisprudenza, allievi di Paola Ivaldi, ordinario di diritto internazionale a Genova. Quindi invito a entrare con il giudice Bonavia e il giudice Vignale, Camilla Acquarone, Guglielmo Bonacchi, Ludovica Costigliolo, Giulia De Montis e Valeria Isgrò con Antonio Lioi, tutti di quinto e sesto anno, se volete prendere posto, della Facoltà di Giurisprudenza. Finita accusa e difesa, ci sarà un breve intervallo durante il quale chi ha condotto le ricerche sulle fonti per i nostri giuristi, cioè Antonio Musarra, da storico darà il suo punto di vista su tutto questo. La Corte ritiratasi si ripresenterà ed emetterà la sentenza. Invito quindi rispettivamente ai lati Anna Maria Saiano e Michele Marchesiello per questa sorta di istruttoria. La ringrazio. Prima di tutto desidero salutare il Presidente della Corte, il giudice Latere e la giuria, e mi scuso perché il mio intervento sarà discorsivo. Io ho un background letterario, quindi scuserete se non utilizzo un linguaggio adeguato al momento. Infatti voglio descrivere brevemente perché Columbus Day è così fortemente celebrato, commemorato e avversato negli Stati Uniti. Se consideriamo il 12 ottobre e la figura di Colombo, il grande navigatore genovese è ricordato quasi esclusivamente solo negli Stati Uniti, con una festività che è nazionale, è una federal holiday, e con avvenimenti, ricorrenze, celebrazioni, commemorazioni, a seconda delle prospettive, che si hanno in tutti gli stati che compongono gli Stati Uniti d'America. Dall'altra parte dell'oceano, l'altra città, una città-stato, che ricorda Colombo con la stessa forza, con la stessa passione, lo stesso entusiasmo, è la nostra Genova. Prendendo le mosse da questo, io comincio dicendo la data che tutti i bambini americani imparano quando vanno all'asilo o iniziano le elementari. In 1492, Columbus sailed the ocean blue. E segue poi una filastrocca che Jean Marzollo creò negli anni 20 per spiegare ai bambini americani effettivamente che cos'era il 12 ottobre, chi era Cristoforo Colombo e perché bisognava ricordarlo. Voi sapete che gli americani, l'americano medio, lo stereotipo dell'americano medio non viene normalmente ricordato per essere molto amante della storia o molto conoscitore della storia, però
vi confermo che il 12 ottobre 1492 è la data che tutti sanno. Quindi la fortuna di Colombo e del 12 ottobre negli Stati Uniti è sempre stata enorme. Anche se Colombo, come tutti sappiamo, la mattina del 12 ottobre non arrivò negli Stati Uniti, non toccò il suolo statunitense, ma si fermò solamente nell'area caraibica, nell'isola di San Salvador, probabilmente un'isola dell'arcipelago delle Bahamas. Questo è un punto, quello del fatto di non aver mai toccato gli Stati Uniti d'America, che spesso e volentieri viene preso in considerazione dai sostenitori di Colombo per parlare di una misconception, di una misinterpretation, di una interpretazione non adeguata, se si vuole confutare la portata storica e simbolica dell'impresa di Colombo, un'impostazione non adeguata perché Colombo gli Stati Uniti non li vide. Il primo che cominciò a parlare effettivamente di ricordare in qualche maniera il 12 ottobre, quindi l'impresa colombiana, fu il presidente Benjamin Harrison nel 1892. 1892 è l'anno del 400° anniversario della scoperta dell'America, che fu celebrata con un'esposizione bellissima, molto, molto intrigante, a Chicago, che era una città, veniva chiamata The White City, che era una città che proprio in quel periodo, tra 800 e 900, stava conoscendo il miglior sviluppo. White City perché tutti quei grattacieli che noi adesso ammiriamo di Chicago e che erano in marmo bianco, le diedero l'appellativo. Quindi tra 800 e 900 questa holiday, questa celebrazione, Benjamin Harrison voleva chiamarla Discovery Day, fu considerata fondamentalmente una celebrazione, pensiamo 800-900, quindi era già in atto la grandissima migrazione italiana verso le Americhe, in particolare verso gli Stati Uniti. Questa holiday venne considerata soprattutto come una celebrazione dell'eredità, del legacy della comunità italo-americana. Nel 1929 un italiano, un emigrante italiano, Generose Pope, guidò la prima parata a East Harlem, la prima parata in assoluto, la prima parade, la prima sfilata che celebrava Columbus, il nostro Cristoforo Colombo, non come scopritore ma soprattutto come condottiero di quella grande armata pacifica, laboriosa, industriosa, pieni di talento e di abilità, di italiani che erano emigrati negli Stati Uniti. La sfilata di New York, come tutti sapete, è da sempre considerata la più grande sfilata storica di questo genere nel mondo. Nel 1934, quindi, il presidente Franklin Roosevelt, riconoscendo l'importanza di Colombo come espressione del genio, della forza, dell'entusiasmo, della laboriosità degli italiani e americani, decise di consacrare il 12 ottobre festa nazionale statunitense. Rimase per pochi decenni, perché poi dal 12 ottobre venne portata al secondo lunedì del mese. La festa di Colombo, il Columbus Day, conobbe un periodo di declino tra la fine degli anni 30 e gli anni 40, ovviamente perché celebrando la comunità italiano-americana ed essendo gli Stati Uniti in guerra con l'Italia in quel periodo, c'erano delle critiche da parte sia della comunità che degli amministratori, per via del fatto che appunto le due nazioni erano in guerra. Però continuò comunque ad essere considerata
una ricorrenza che doveva essere celebrata, perché Cristoforo Colombo era effettivamente il rappresentante della comunità italo-americana. E questo è, sotto certi punti di vista, il discrimine che dovrebbe far riflettere sulla questione che gli attacchi, gli eccessi che abbiamo visto, per esempio, l'anno scorso, dopo i fatti di Charlottesville, ad agosto, non sono effettivamente basati su nient'altro che un'applicazione del politically correct senza filtri o senza un'adeguata contestualizzazione storica. Comunque, questo detto, ci sono comunque altri stati, ci sono almeno 7 stati che non riconoscono il Columbus Day negli Stati Uniti. C'è una lunghissima lista di città che negli Stati Uniti, nell'ambito appunto di questa freedom of speech and freedom of thought che ci caratterizza, non celebrano il Columbus Day. Dall'altra parte però ci sono altrettanti stati e altrettante città che, attraverso il rapporto stretto con la comunità italoamericana, continuano a celebrarlo. Negli anni 90, a cavallo tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, quando si pensava alle celebrazioni colombiane del 1992, emerse nella sua, ho parlato prima di politically correct, e sappiamo che il politically correct nasce in effetti tra gli anni 80 e gli anni 90, nasce questo movimento di riconsiderazione della figura di Colombo alla luce di quelle che erano i diritti più o meno calpestati dei nativi, delle popolazioni indigene. San Francisco fu la prima città che nel 92, invece di chiamare il 12 ottobre o il secondo lunedì del mese Columbus Day, lo chiamò Native Heritage Day, quindi riconoscendo la pesante e comunque importante eredità che i nativi di America dovevano avere rispettata e sottolineata. Tutti i proclami di Columbus Day, e vado quasi a chiudere, tutti i proclami di Columbus Day che vengono fatti dal nostro presidente, perché ogni festa federale negli Stati Uniti deve essere preceduta da una proclamation, da una proclamazione in cui il presidente di turno decide che quel giorno è Thanksgiving, Memorial Day, Martin Luther King's Birthday, Washington's Birthday, Columbus Day. In tutte le proclamations che sono state emanate, che sono facilmente consultabili, il genio di Colombo, la visione di Colombo, soprattutto nella sua entrepreneurship, nella sua imprenditorialità, in questo afflato per poter andare oltre i confini, viene riconosciuta, ma immediatamente, sempre e comunque collegata alla comunità italoamericana. John Fitzgerald Kennedy è il primo che cita che gli Stati Uniti hanno avuto un contributo enorme, lo cita in numero, dai 40 milioni di italoamericani che vivono su suolo statunitense. Chi poi effettivamente comincia a parlare e quindi ad aprire a un discorso, come sempre contestualizzato, del rapporto complesso tra lo scopritore, che è anche il colonizzatore, che è anche l'uomo europeo, che è anche l'uomo cristiano Colombo, indipendentemente dal fatto di essere espressione del genio italiano, è Bill Clinton negli anni 90 e molto più recentemente Barack Obama, in particolare nel 2015, dove nella sua proclamazione proprio sottolinea il fatto che mentre si riconosce Colombo, mentre si riconoscono i suoi meriti, non si devono dimenticare i suoi limiti nell'ambito del contesto storico, e si devono quindi ricordare i danni patiti dalle popolazioni indigene.
Ho citato Charlottesville e vi cito quindi anche il sindaco Bill Blasio, che proprio a seguito di questi fatti decise, Columbus Day dell'anno scorso, 2017, di istituire una commissione che aveva tempo 90 giorni per esaminare non solo tutti i monumenti dedicati a Colombo, ma anche altri monumenti dedicati ad altri personaggi storici e verificare se potevano essere tolti o meno dalle loro postazioni alla luce del politically correct. La commissione ebbe 90 giorni di tempo per esprimersi, diplomaticamente il loro parere fu a metà strada di compromesso. Il fatto è che comunque la statua di Columbus, che svetta a Columbus Circle, e le statue che ci sono nei vari parchi americani sono ancora lì. Quindi per gli statunitensi, che sono sempre così molto attenti, sempre più attenti, lo abbiamo visto anche in questo inizio di terzo millennio, al politically correct, il confrontarsi con la verità storica e la contestualizzazione storica è sicuramente importante, è nel DNA dell'americano poter comunque dibattere, avere libertà di dire tutto e il contrario di tutto, nel bene e nel male. Questo è molto importante perché apre il dibattito e soprattutto permette alle giovani generazioni di conoscere sempre di più i fatti storici e di poter guardare al presente con delle lenti informate del passato per poter traguardare il futuro, un futuro ovviamente che vuole essere di comprensione, di collaborazione, e non sempre lo è. Grazie. Grazie a... Ah sì, c'è il tuo. Sì, no. Allora, grazie alla professoressa Baiano che ci ha ricordato, e ne abbiamo davvero bisogno, dell'esistenza non solo di un simbolo, ma dell'esistenza del genio italiano, esistenza della quale io sto cominciando a dubitare. Meno male che c'è Colombo. Possiamo dire che col mio intervento diamo inizio al processo vero e proprio. Il mio ruolo è quello di istruttore, cioè mi è stata affidata un'istruttoria. L'istruttoria richiede in genere tempi molto lenti, che molte volte si addicono al processo piuttosto dei tempi veloci. Come istruttore, dal tempo limitato, mi impegno a rispettare i tempi che mi sono stati dati dalla nostra rigorosa organizzatrice, spero non feroce però, e cercherò di assolvere al mio compito fornendo alcune coordinate giuridiche perché possiate seguire e meglio inquadrare la discussione che si svolgerà tra questi due prestigiosi rappresentanti dell'accusa e della difesa. Sarò quindi conciso per quanto mi è possibile. Tutti noi vediamo che nel mondo aumentano vertiginosamente le violazioni in massa dei diritti umani. Paradossalmente si assiste sullo stesso aspetto, sul piano dell'ordine internazionale, alla loro incongrua moltiplicazione. Eric Posner, un giudice americano, ha contato i diritti umani riconosciuti dalle convenzioni, ne ha contati più di 200, quindi c'è questa proliferazione dei diritti umani. È come se, trovato il nome a un crimine, se ne fosse incoraggiata la perpetrazione. Le guerre stesse assumono una veste di interventi umani. Pensate, le guerre diventano, si arrogano questa qualità di essere umanitarie. Allora, da questo io lo dico per sottolineare l'importanza e l'attualità di questo processo, che non è una semplice rievocazione, ma è un porci di fronte a questioni che sono attuali, ineludibili,
qua e ora. Quale tutela pronta l'ordinamento internazionale per i crimini contro l'umanità? Quindi un processo importante con un imputato importante, importantissimo, e non solo e non tanto come rappresentante del, tra virgolette, del genio italiano. Cristoforo Colombo è il primo vero uomo della modernità, della tragica modernità, caratterizzata dall'incontro dell'uomo bianco, dell'uomo europeo, con un'umanità diversa, il selvaggio, fantasticato sino ad allora come essere mostruoso, con un occhio sulla fronte, con la coda. Non si sapeva che tipo di essere chi affrontava l'oceano avrebbe trovato. Ecco, quindi questo processo è importante perché si ha al fondo questa domanda: come si è posto Colombo nei confronti delle popolazioni native e comunque diverse, uomini o no, dotati o no di dignità umana, meritevoli del nostro rispetto? Dilemma che non è stato ancora risolto. Il secolo XX ha assistito a tremendi fenomeni e assiste di disumanizzazione del diverso, più o meno tale, più o meno trasformato in essere non umano. È successo in Turchia, nella Germania nazista, nella Jugoslavia, nel Ruanda, è successo in Birmania sotto gli occhi impassibili di un premio Nobel. Il diritto internazionale ha cercato, se non di porre loro fine, di rendere perseguibili sul piano internazionale, ma anche sul piano nazionale, i crimini commessi proprio in nome di questa diversità antropologica, del non essere uomo. Norimberga, con tutte le sue criticità, processo fatto dai vincitori, è il punto dal quale dobbiamo partire. Il diritto internazionale è partito. Oggi la difesa contro le maggiori e più gravi violazioni in massa di crimini che chiamerei di disumanizzazione è affidata essenzialmente a tre bastioni rivelatisi più o meno efficienti: i crimini di guerra, il genocidio, i crimini contro l'umanità. Qui si è aggiunto dall'anno scorso il crimine di aggressione, che però non ha ancora trovato, non si è ancora consolidato, anche se le aggressioni in realtà ci sono. Questi tre bastioni del diritto internazionale hanno alcuni aspetti comuni. Intanto la giurisdizione universale. È giusto oggi qua processare in Italia, processare Colombo per questi tipi di crimini. L'altra caratteristica è la imprescrittibilità. Questi reati sfuggono alla morsa del tempo, sia in avanti, verso il futuro, sia che verso il passato. E questo comporta, risolve, mi sembra, quello che è un problema che si è sempre tormentato, quello del principio nullum crimen sine lege, cioè nessun crimine può essere tale se non è previsto da una legge penale che lo ha preceduto. Per questi crimini, che si pongono all'origine di ogni società civile, diciamolo, non c'è bisogno di una norma penale. E io ricordo, c'è stato un convegno qualche mese fa ad Acqui Terme, il caso dei Liguri Stazielli, che erano Liguri pacifici e che però il console romano Marco Popilio Lenate attaccò, massacrò e ridusse in schiavitù. Marco Popilio Lenate fu processato per questo dal Senato romano e condannato a recuperare tutti gli schiavi, a riportarli nei territori da cui li aveva deportati, e di qui poi nasce Acqui Terme, naturalmente. Ecco, io quindi credo che per questi reati non ci sia scampo né nel tempo né nello spazio. E per dare a tutti noi, a tutti voi, un quadro della situazione di questi reati, crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità, io direi molto rapidamente, prenderei come punto di riferimento lo statuto del Tribunale Penale Internazionale, costituito a Roma nel 1998, oggi messo sotto accusa per la sua scarsa incisività, per la sua scarsa attività. Ma tuttavia lo statuto rappresenta un punto fondamentale nella configurazione di questi crimini. Per quanto riguarda il caso di Cristoforo Colombo,
io credo che dobbiamo essere tutti d'accordo nell'escludere che Colombo possa essere riconosciuto responsabile di crimini di guerra che presuppongono un conflitto armato tra più stati. Restano ipotizzabili a carico di Colombo, sulla base delle prove indiziarie raccolte e descritte nel capo di imputazione che vi verrà letto dal pubblico ministero, le due figure, quella del genocidio e quella della variegata famiglia dei crimini contro l'umanità. Due crimini che apparentemente sono in contrasto tra di loro, anche se curiosamente la loro creazione nell'era successiva successiva a conclusione della Seconda Guerra Mondiale, sono creazione essenziale di due giuristi ebrei provenienti da Leopoli, che oggi è Ucraina, allora era Polonia, era stata anche sotto l'Austria. Due giuristi ebrei le cui famiglie furono vittime dell'Olocausto. Raphael Lemkin, che letteralmente è l'inventore del crimine di genocidio e lo ha portato forzatamente alle Nazioni Unite, anche rendendosi importuno, come molti hanno riconosciuto. E un grande giurista, Ernst Lauterpacht, professore a Cambridge, instancabile promotore dei crimini contro l'umanità. Genocidio, crimini contro l'umanità. Per farla molto breve, il genocidio implica la volontà di distruggere un gruppo, in tutto o in parte, un gruppo su base riconoscibile, individuabile, su base nazionale, etnica, razziale o religiosa, non politica. Quindi occorre, perché ci sia questo reato, che si provi che vi è stata da parte di chi ne viene imputato una esplicita o l'esecuzione di un progetto esplicito di distruggere, anche fisicamente. È stato ritenuto che il genocidio culturale sia una figura difficilmente affermabile sul piano del diritto penale internazionale. Il genocidio è previsto dall'articolo 6 dello statuto del Tribunale Penale Internazionale. E quindi è un crimine che ha come punto di riferimento il gruppo, un gruppo, la collettività, e paradossalmente anche un gruppo che allora si riteneva potesse riconoscersi sulla base della razza. Questo è un germe pericoloso all'interno, è un virus pericoloso all'interno di questa configurazione di reato. L'altro crimine, sono i crimini contro l'umanità, è previsti dall'articolo 7 dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale, ed è un crimine contro l'umanità, è un atto commesso contro individui, ecco, il gruppo per quanto riguarda il genocidio, gli individui per quanto riguarda i crimini contro l'umanità, commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, con la consapevolezza dell'attacco. Voglio dire che un conto è l'omicidio di una persona per gelosia, per rapina, un altro conto è uccidere una persona in relazione al suo appartenere a una popolazione, a un gruppo, che non si vuole eliminare naturalmente. Ed è interessante perché mentre il genocidio non prevede la punizione di attacchi per motivi a gruppi riconoscibili per motivi politici, i crimini contro l'umanità possono essere applicati anche a questa categoria. Penso agli Khmer Rossi, che si perseguitavano in base alla diversità politica e non alla diversità etnica. Su queste due imputazioni, concludo, è chiamata a decidere la Corte, ma come dovrebbe essere implicito nei giudizi di una società civile, le pronunce dei giudici devono rispecchiarsi sempre in quelle del popolo, in nome del quale vengono espresse. Ciascuno di noi, in sostanza, è chiamato a decidere, ciascuno di noi. E nessuno di noi può sottrarsi a questa chiamata in nome, io ci tengo a dirlo, della comune umanità e della innata dignità di ogni essere umano. Io credo di aver adempiuto il mio compito nei tempi che mi erano stati dati e non mi resta adesso che dare la parola alla pubblica accusa. Prego.
Colombo Cristoforo, nato a Genova in data imprecisata tra il 26 agosto e il 31 dicembre 1451, e morto a Valladolid il 25 maggio 1506, è imputato del reato di cui agli articoli 110, 112, numero 1, 2 e 3, 575, 600, 609 bis, 610, 629 e 630 del Codice Penale, nonché di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata con risoluzione del 9 dicembre 1948, perché in concorso con altri, per i quali si procede separatamente, il numero superiore a 5, promuovendo e dirigendo l'attività di coloro che hanno partecipato al reato, determinando a commettere reato persone a lui soggette, al fine di distruggere in tutto o in parte i gruppi etnici, nazionali, religiosi insistenti sui territori ora identificati come Isole dei Caraibi, Messico e territori limitrofi, 1. Cagionava la morte di un numero indeterminato di nativi, costringendoli a commettere suicidio per sfuggire ai trattamenti disumani cui venivano sottoposti dal personale al suo comando. 2. Catturava e riduceva in schiavitù più di 1000 persone sull'isola di Spagnola, ora occupata dagli stati di Haiti e della Repubblica Dominicana, forzatamente deportava in Spagna centinaia di nativi per farne oggetto di vendita sul mercato degli schiavi. 3. Sequestrava più persone allo scopo di conseguire l'ingiusto profitto della sottomissione delle popolazioni delle quali tali persone erano rappresentanti. 4. Commetteva o autorizzava la commissione di torture per indurre le popolazioni native a sottomettersi alle forze di occupazione da lui comandate, ordinando tra l'altro, dopo un attacco da parte di circa 2000 indiani, che a titolo di esempio fossero tagliate pubblicamente le orecchie ai loro capi. 5. Rapiva una donna indiana consegnandola a un membro dell'equipaggio perché ne abusasse sessualmente. 6. Ordinava che gli autoctoni non venissero convertiti alla religione cristiana perché rimanessero nella condizione di schiavi e ne potesse disporre a piacimento, spesso vendendoli. 7. Costringeva le popolazioni caraibiche a consegnargli oro, derrate e cotone, a lavorare forzatamente in numero limitato di un numero limitato di caraibici a convertirsi alla religione cristiana dietro minaccia di provocare grandi sofferenze e gravi danni all'integrità fisica, psichica e culturale, fatti commessi nell'area caraibica e nell'America centro-meridionale tra il 1492 e il 1512. Queste sono le imputazioni rivolte dal mio ufficio all'imputato, imputazioni in ordine alle quali io chiedo di poter integrare il capo con riferimento all'articolo 40 del codice di procedura penale, ove, non avendo commesso direttamente i fatti, Colombo Cristoforo si fosse sottratto all'obbligo di impedire un evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, in quanto comandante e viceré dei territori conquistati. Ora, la prima istanza che io avrei rivolto a codesta onorevole Corte è un'istanza presentata che avrei rivolto, è un'istanza presentata ai sensi dell'articolo 45 del codice ho detto un codice di procedura penale che doveva essere il codice penale, mi sembra, da qualche parte, sì, l'articolo 40, perché invece il codice penale. Invece l'articolo 45 del codice di procedura penale, perché in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza e l'incolumità pubblica,
o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello o del Pubblico Ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11. Purtroppo però qui non abbiamo un altro giudice e in conseguenza sono costretto a non presentare questa istanza che sarebbe dipesa dall'evidenza del fatto che ci troviamo in una sede che sicuramente non è mal disposta nei confronti dell'imputato, anzi è probabilmente ben disposta, e questo sarebbe anche dimostrato secondo me dall'introduzione in cui sostanzialmente si sono tessute le lodi dell'imputato, che sarebbe come, io non voglio fare dei paragoni, ma insomma come giudicare un personaggio politico nel luogo in cui è più acclamato, per dire. E purtroppo però questa eccezione io non posso presentarla. Io credo che si debba dare per conosciuta da parte della Corte la vicenda, perché io ho a disposizione 12 minuti, credo che ne siano già andati 4 o 5, se il Presidente mi avvisa quando il mio tempo è scaduto, fa cosa gradita. Cioè qualcuno ha preso... Sì. Ecco, in 12 minuti è assolutamente impossibile illustrare i vari casi che io avrei inteso sottoporre al Tribunale attraverso l'interrogatorio dell'imputato, e cioè facendo riferimento sia al giornale di bordo che alla carta che sono espressioni entrambe provenienti direttamente dall'imputato. E poi avrei citato una serie di testimoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alcuni testimoni diretti, tipo della Scasas, altri testimoni riportati nel processo che Cristoforo Colombo ha subito nel 1500, processo forse la Corte non è informata, che aveva portato anche al suo arresto, al sequestro dei suoi beni e comunque a una limitazione permanente delle sue funzioni. Quindi io do per scontato che la Corte e quindi anche coloro che assistono a questo processo conoscano i fatti e conoscono esattamente i fatti. C'è un dossier, io da questo dossier, cioè io, il mio ufficio da questo dossier ha estratto 7 schede, e le schede sono molto dettagliate e riguardano le schede comportamenti attribuibili direttamente a Cristoforo Colombo. Quindi non mi resta che affrontare un paio di questioni che sono già state in qualche misura adombrate in una delle tre introduzioni, nella seconda introduzione, a proposito della possibilità di celebrare questo processo in questo modo e qui. Perché l'imputato è morto da un po' di tempo. È un po' difficile pensare di poter eseguire la sentenza. Primo, i fatti si sono svolti quando ancora non era entrato in vigore il codice penale, che risale al 1931, cioè la cui entrata in vigore risale al 1931, tanto quanto il codice di... procedura, no, il codice di procedura penale invece è quello dell'89 addirittura. E esiste una norma, il cui contenuto è anche espresso in lingua latina, il che ci indica che si tratta di una norma molto risalente nel tempo, secondo la quale
non si può giudicare una persona se non per un reato considerato tale da una legge precedente alla commissione del fatto. Tuttavia, queste questioni, direi tutte queste questioni, sono state risolte prima dalla Corte di Norimberga e poi dalla Corte di Gerusalemme, che hanno giudicato rispettivamente una serie di persone che stavano nella sfera apicali del regime nazista, nel primo caso Adolf Eichmann, nel secondo caso. La soluzione, a mio parere, in questo caso, oltre che con riferimento a quei precedenti, sta nel fatto che se noi leggiamo il testo delle deposizioni delle persone che all'epoca dei fatti hanno riferito il comportamento di Colombo Cristoforo, risulta evidente come anche all'epoca dei fatti quei comportamenti fossero considerati dei comportamenti criminali. Peraltro, se rileggiamo l'imputazione, possiamo vedere come l'omicidio costituiva reato già da allora. La schiavitù no. Però esistevano delle regole molto, molto precise che riguardavano anche la possibilità di ridurre in schiavitù. E Colombo Cristoforo ha interferito con quelle regole. E il sequestro di persona, io direi che pure esisteva un genere più ampio, se vogliamo, che comprendeva comunque il sequestro di persona, la violenza privata e così via, no? Che era un attentato alla libertà delle persone, ove le persone fossero libere, come i nativi erano prima che arrivasse Cristoforo Colombo. E la tortura non è un reato nel nostro codice, salvo forse, sì, non ancora, mi pare, sì. Io ho smesso di fare quel lavoro lì da 11 anni, quindi un po' me ne disinteresso, per l'oggi, per i tempi di Cristoforo Colombo invece no. Ma credo che sia un reato praticamente impossibile da commettere, quindi... in ogni caso, con molta, molta attenzione ed enfasi, i testi sottolineavano non soltanto l'antigiuridicità e il disvalore dei comportamenti, ma anche, io direi, l'efferatezza. Credo che la Corte ricordi, per esempio, quella tortura del bruciare i piedi, che è riferita da... c'erano almeno due testimoni. Allora, essendo questo il quadro, io credo di non poter far altro che chiedere quanto tempo è passato. Ancora 3 minuti. Sono passati 13 minuti. Il difensore è molto attento, ovviamente. No, perché poi, no. Cioè, queste cose... Il difensore sta a fare il suo mestiere. Non posso far altro che chiedere la condanna dell'imputato. Poiché la pena non potrà mai essere eseguita, io mi fermo qui e non dettaglio appunto il contenuto della stessa. La parola. Signore e signori della Corte, c'è una cosa un po' strana in questo processo. L'accusatore e l'accusato portano lo stesso cognome. Io non so se nelle vene di Gherardo scorra lo stesso sangue che scorreva
nelle vene di Cristoforo. È certo che se fosse così, bisogna dire che neanche il senso del legame familiare ha potuto mitigare la spietata durezza con cui il pubblico ministero ha portato l'accusa. Le accuse, da cui io qui cercherò di difendere l'ammiraglio che scoprì l'America. Però, prima di dire come lo difenderò, vorrei dire brevemente come non lo difenderò. Non lo difenderò dicendo che qualunque infamia Colombo possa avere commesso merita di essere mandato assolto e perdonato in nome del grande dono che ha fatto all'umanità, a cui ha aperto un nuovo mondo, una nuova prospettiva di civiltà. Questa sarebbe una difesa sballata. Il bene non azzera il male commesso. I meriti non cancellano le responsabilità. E neanche lo difenderò dicendo che non ha fatto nulla di male. Sarebbe una difesa fasulla. Cristoforo Colombo non era un angelo del paradiso, non era un modello di santità, era un uomo con limiti, difetti, che qualche volta possono averlo portato a commettere azioni non impeccabili e non lodevoli. Ma è proprio qui che si impernia la mia difesa. Quali azioni oggi è giusto imputare a Colombo? Per quali azioni può essere giusto oggi giudicarlo? Sulla base di quali prove? E allora il mio primo punto difensivo è questo. Per alcune azioni che oggi gli vengono addebitate, Colombo, come ricordava la pubblica accusa, è già stato processato e praticamente assolto da un tribunale spagnolo nell'anno 1500. E nessuno può essere processato due volte per lo stesso fatto. Ne bis in idem. Sembra una difesa formale. In un certo senso anche lo è. Però è anche un grande principio di civiltà legale, una preziosa, irrinunciabile garanzia del cittadino di fronte al potere punitivo dello Stato. E come tale io lo rivendico qui con molta forza. Ripeto, Colombo non può essere oggi processato per gli stessi fatti che lo hanno portato sotto processo più di 5 secoli fa. Però io non mi fermo agli argomenti formali, pur così importanti. Io voglio difendere Colombo anche con argomenti di sostanza. Abbiamo sentito le accuse. Violenze fisiche e morali, atti lesivi della vita, dell'integrità fisica, della libertà delle popolazioni native. Ma lasciatemi dire che le accuse mi sembrano approssimative, confuse e anche un po' contraddittorie. Omicidio. Colombo non ha mai ucciso nessuno. L'episodio di cui la pubblica accusa ci ha parlato è semmai induzione al suicidio, che è un reato diverso. E allora c'è un problema di rubricazione dell'imputazione. E se l'imputazione è quella che mette al centro del discorso il suicidio commesso dagli indios vessati per ordine o con la tolleranza di Colombo, allora si pone un
pesantissimo onere della prova del nesso causale tra quello che Colombo ha fatto o non ha fatto e la conseguenza del suicidio di queste persone, alcune delle quali morirono sotto il regime impersonato da Colombo, ma la maggior parte di esse morì per malattia. E questo, come ci dicono le fonti medesime a cui il PM fa riferimento, dipendevano dalla immunodepressione di queste popolazioni, della quale io non credo che si possa far carico a Cristoforo Colombo. Si è richiamato un episodio di stupro. Non è vero che Colombo diede la nativa al suo uomo, che era un savonese, Michele de Cuneo, con lo scopo di farla stuprare da lui. Gliela assegnò come, diciamo, schiava, diciamo badante, diciamo governante, diciamo persona di cui Michele de Cuneo si sarebbe potuto avvalere per le esigenze della sua vita quotidiana. E poi è vero che le usò violenza sessuale, ma anche qui c'è un nesso di causalità tra l'originario gesto di Colombo e le conseguenze che ne derivarono, non è stato provato. Schiavitù, certo, sotto Colombo gli indigeni erano mandati a lavorare nelle miniere se maschi, nelle campagne se donne. Questo certo non è bello. Ma almeno una circostanza va tenuta in considerazione. Allora, come ci ha ricordato il pubblico ministero, la schiavitù non era considerata un atto contrario alla legge penale. E poi non so se vogliamo considerarla tecnicamente una attenuante, ma è qualcosa di cui bisogna tenere conto. Colombo era arrivato laggiù grazie ai re di Spagna, a cui aveva promesso quello che si prometteva allora abitualmente in casi del genere: oro. Noi certo possiamo giudicare questo con gli occhi di oggi in termini negativi, ma quella era la civiltà dell'età moderna, quella da cui nacque poi tutto lo sviluppo successivo. Deportazione. Qui distinguiamo. Dopo il primo viaggio, Colombo portò con sé in Spagna, nel suo primo ritorno, alcuni nativi, ma non con l'idea di deportarli, con un'idea tutta diversa, di farli conoscere al mondo che lo aveva mandato laggiù. Non c'era la macchina fotografica, non poteva fotografarli e portare le fotografie a Isabella, doveva portare nella loro fisicità le persone che lui aveva trovato nel nuovo mondo. E ne portò alcune, non tante, solo con questa finalità. Dopo il secondo viaggio, è vero, le fonti ci dicono che furono imbarcati per la Spagna 500 nativi, di cui 200 morirono durante il viaggio. Ma attenzione, questo si colloca in un contesto nel quale Colombo aveva già perso o stava perdendo la presa sul governo della colonia
era un colombo indebolito e già esposto a pressioni, a critiche, a sospetti, tanto è vero che di lì a poco sarebbe stato scalzato da Bobadilla, che gli subentrò nel governatorato, e poco dopo ancora sarebbe stato portato in catene in Spagna e lì processato. È in questa fase che si colloca la vera e propria deportazione di cui leggiamo nelle fonti. Aggiungo ancora una cosa. Qual è la fonte principale da cui ricaviamo, da cui si ricavano tutte queste accuse a Colombo? È il memoriale di Bartolomé de las Casas, questo religioso domenicano che molto si spese per la difesa degli indios. Ma ci sono due fatti che secondo me in qualche misura incrinano la sua credibilità come testimone in questo processo. Primo, lui si poneva in una prospettiva esclusivamente filosofica e teologica e non legale. Ma qui noi oggi siamo chiamati a valutare e giudicare sulla base di principi e regole legali. Quella sua azione di pensiero filosofico e teologico nel giro di alcuni anni avrebbe portato a modificare le leggi in un senso più favorevole a un buon trattamento delle popolazioni native, ma questo accadde dopo. Le leggi vennero dopo, prima non c'erano. Secondo, Bartolomé de las Casas aveva quella che possiamo chiamare, un pregiudizio a favore degli indios. Da cosa lo ricaviamo? Almeno da due dati. Il primo, lui giustificava i sacrifici umani che venivano praticati da quella popolazione dicendo che erano espressione della ragione naturale, della cultura di quella gente. Secondo, deplorando le dure condizioni in cui si trovavano i nativi mandati al lavoro forzoso nelle miniere, cosa propose per sollevarne la condizione? Questo forse non è così conosciuto, ve lo voglio dire. Propose di sostituirli con schiavi neri appositamente importati da West Africa. Non voglio usare la macchina del fango, come si dice adesso, contro un testimone, ma mi sembra che queste cose non siano del tutto irrilevanti. Credo di avere quasi finito, forse del tutto finito. Quasi, allora un paio di minuti. Solo per dire che la verità è che Colombo aveva simpatia per i nativi. Vi leggo solo qualche riga del suo diario di bordo, quello che documenta il suo primo approccio con le popolazioni del Caribe che lui incontrò. Al fine di accattivarmi la loro amicizia, poiché vidi che era gente che si sarebbe fidata, diedi ad alcuni di loro berretti rossi e perline di vetro da mettersi al collo e tante altre cose, di cui furono assai contenti e ci rimasero così devoti che era una meraviglia. Erano persone, scrive ancora Colombo nel suo diario, che si sarebbe convertita più facilmente alla nostra santa fede con l'amore che con la forza.
Questa era la guideline che Colombo dichiarò di voler seguire nel suo rapporto, quantomeno in una prima fase, con le popolazioni delle isole a cui approdò. E allora, soprattutto quest'ultimo passaggio, forse fa giustizia di un'altra accusa che ogni tanto circola, quella di conversioni forzose. Conversioni per amore, non per forza, dice Colombo. Concludo questo primo giro dicendo che se si condanna Colombo per le accuse che gli sono state mosse qui, allora mi chiedo che trattamento si dovrebbe riservare a gente venuta solo qualche decennio dopo, gente come Hernán Cortés, che distrusse la civiltà azteca in Messico, o come Francisco Pizarro, che distrusse la civiltà inca in Perù, entrambi con una ferocia, una crudeltà, una sete di sangue neanche lontanamente confrontabili con le attitudini che Colombo manifestò verso le popolazioni con cui venne a contatto. Loro sì, quei due sì, senza dubbio colpevoli di genocidio fisico e culturale. Loro due sì, ma non il nostro Cristoforo Colombo. Quindi io ho 8 minuti per rispondere alle argomentazioni svolte dalla difesa. Mi sembrava di sentire, per la verità, Antonio, che nel Giulio Cesare recita il discorso d'addio: signori, non sono venuto per tessere le lodi di Cesare. Perché in effetti la difesa è partita dicendo: non contesto nulla di quel che si dice a proposito delle nefandezze di Colombo Cristoforo, e poi è arrivato a sostenere che le conversioni non erano imposte, ma derivavano dall'amore. Derivavano talmente dall'amore che qualcuna l'ha fatta fare, qualcun'altra invece l'ha impedita, perché altrimenti non avrebbe potuto ridurre in schiavitù le persone che fossero state convertite alla religione cristiana. Volevo togliere anche il campo a un'altra osservazione, l'ultima. Allora, cosa si dovrebbe dire di Cortés ed altri, no? E così via. Ecco, vi assicuro che il mio ufficio sta procedendo nei confronti di tutti costoro. L'argomento è come un mio ex collega da Vigo è solito dire, quando qualcuno si difende dicendo: ma lo fanno anche gli altri, no, a livello politico in genere succede, no? Perché condannate anche me che lo facevano gli altri? È come dire, da parte di un ladro: ma perché ve la prendete con me che guardate quante macchine si rubano? Uguale, preciso, identico. Comunque il mio ufficio sta procedendo anche nei confronti di Cortés e di tutti questi. E andiamo a vedere le questioni proposte. Allora, ne bis in idem, è già stato giudicato. Non esiste nessun trattato tra il Regno di Castiglia e la Repubblica Italiana in ordine all'applicazione del principio ne bis in idem. Peraltro l'articolo 11 del codice penale stabilisce che una persona giudicata all'estero può essere giudicata in Italia,
dietro richiesta del Ministro della Giustizia, e io ho esibito la richiesta del Ministro della Giustizia, che ovviamente, così come il Ministro della Giustizia, è trasparente, però l'ho esibita. L'accusa contraddittoria è l'induzione al suicidio. Qui non è un'indizione, è una costrizione così senza scampo, ragion per cui dell'evento risponde necessariamente anche Colombo Cristoforo, perché non si è trattato di un'induzione, ma si è trattato di una violenza tale da, sta nell'imputazione, per evitare di subire un male tanto invadente, tanto incisivo e tanto profondo, che non si sarebbe potuto evitare se non attraverso la morte. Quindi io credo che il concorso, se volete posso riformulare l'imputazione, perché in concorso con la vittima determinava la morte di questa, che è una cosa ben diversa dall'induzione al suicidio. E per la violenza sessuale, io credo che si debba guardare anche qui il quadro complessivo, nel senso che era normale che le persone, risulta ampiamente dalla documentazione in possesso del Tribunale, era normale che le persone di sesso femminile, ma a volte non solo, date nella disponibilità di coloro che ne avevano l'intenzione, venivano sottoposte regolarmente a violenza sessuale. Per quel che riguarda la riduzione in schiavitù, io credo di aver precisato già nelle mie richieste, nella mia requisitoria, che qui conta il modo. Cioè, esistevano delle regole per ridurre in schiavitù le persone. Cristoforo Colombo non ha osservato quelle regole. Ha impedito che le persone venissero battezzate per fare in modo che potessero essere ridotte in schiavitù. Qui conta il modo. La promessa dell'oro è come oggi è la promessa del petrolio. È una situazione uguale, precisa, identica. Il tanto vituperato tribunale dell'AIA, tanto vituperato perché non si occuperebbe sufficientemente dei crimini per i quali è competente, di queste cose è delegato ad occuparsi. E sì, allora c'era l'oro, oggi c'è il petrolio, oil. E le situazioni sono le stesse, le medesime, le identiche. La prima e la seconda deportazione, questa mi sembra un po' più... Siccome accadeva in disgrazia, allora era giusto che deportasse i nativi per recuperare le posizioni perdute. Io avrei contestato i motivi abietti se avessi sentito prima la ringa del difensore. E un'ultima osservazione a proposito dell'unico testimone. La Corte ha l'elenco dei testimoni del pubblico ministero. Si tratta, come vi dicevo, di quasi 10x10, 11 persone, adesso vado a riprenderlo. C'è l'interrogatorio dell'imputato, tanto per cominciare, è testimone di se stesso. E poi, oltre a De Las Casas, che è il teste sospetto, e c'è De Cuneo, ci sono i redattori del documento dell'accusa del 500, i testimoni ivi citati, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, il Tribunale può andare a rileggere queste testimonianze e verificare se è soltanto De Las Casas che parla di Colombo Cristoforo. Quindi io insisto
perché l'imputato sia condannato. Non c'è dubbio che alcuni comportamenti di Colombo oggi ci sembrano riprovevoli e meritevoli di condanna. Questo perché li guardiamo con gli occhi del nostro tempo. Un tempo in cui c'è un ampio e forte riconoscimento dei diritti umani. Ci sono leggi penali che li presidiano. Ma se noi usassimo questi occhi per giudicare Colombo, violeremmo un principio fondamentale di civiltà che oggi sta scritto in tutte le carte dei diritti e delle libertà e sta scritto nell'articolo 25 della nostra Costituzione ed è stato richiamato qui. Il principio di non retroattività della legge penale, il principio per cui nessuno può essere giudicato per fatti che al tempo in cui furono commessi non erano considerati dalla legge come reato. Noi non possiamo far carico a Colombo di essere vissuto prima delle grandi stagioni del giusnaturalismo, dell'illuminismo, delle dichiarazioni dei diritti generate dalle grandi rivoluzioni borghesi del Settecento e dell'Ottocento. Non possiamo fargli carico di questo. Non possiamo fargli carico di avere violato prima del 1500 norme che sono state qui richiamate e che sono diventate tali solo 5 secoli dopo. Questo, ripeto, sarebbe uno sfregio inammissibile a un principio fondamentale di civiltà giuridica. Si è detto, ma forse anche allora, seppure non esistevano leggi positive, c'erano leggi naturali che indicavano quei comportamenti come riprovevoli e tali da attirarsi una condanna. Questo lo contesto. Possiamo invocare, io credo, il diritto naturale per escludere la colpevolezza, la condanna e la pena. Possiamo invocare le leggi non scritte degli dèi per dire che Antigone ha fatto bene a seppellire suo fratello violando le leggi della città, le leggi positive. Ma non possiamo, io credo, usare una legge naturale per condannare, la possiamo usare per assolvere, non per condannare. E questo ce lo conferma un evento che è stato richiamato qui, il processo di Norimberga. Scorrendo gli atti di quel processo, si incontra un punto della difesa di Göring, difesa svolta dal suo avvocato che si chiamava Otto Stamer, il quale difese il suo assistito precisamente col principio nullum crime sine previa legge penale. Non ebbe fortuna. La Corte non accolse questa difesa, ma per non accoglierla
cosa si sentì costretta a dire, che in realtà leggi positive violate da Göring preesistevano alle sue atrocità, erano leggi internazionali già esistenti negli anni 30 e 40. Le convenzioni dell'AIA, le convenzioni di Ginevra, la corte di Norimberga evocò perfino il patto Brion-Kellogg del 29 e si preoccupò di superare un'altra obiezione formale portata dalla difesa di Göring. Ma la Germania non ratificò quella convenzione, quelle convenzioni e quel patto. Firmò ma non ratificò. E la Corte si industriò a trovare un argomento di diritto positivo per smantellare anche questa difesa. Argomento forse discutibile, non lo sto qui ad articolare. Però quello che mi preme dire è che la Corte di Norimberga non pensò di poter condannare i colpevoli delle atrocità naziste se non sulla base di norme positive. A Colombo si addebita tutto quello che è successo nel continente americano e non solo nei secoli che vennero dopo di lui. È lecito questo? Io dico, è lecito, è formalmente lecito, solo se si prende Colombo come simbolo di tutti i processi storici, spesso tragici, dolorosi, che segnarono la presenza dell'uomo occidentale nelle nuove terre scoperte e conquistate. Sto parlando dei tanti terribili episodi che vanno sotto il nome di imperialismo, colonialismo, razzismo. Bene, possiamo dire che Colombo come simbolo in qualche modo ne porta la responsabilità. È su questa base che non trovo ripugnante la campagna della distruzione delle statue dell'estate scorsa negli Stati Uniti. Discutibile nel merito, perché uno potrebbe dire sì, Colombo è simbolo del colonialismo, del razzismo e di quant'altro, ma è anche simbolo di cose che hanno il segno più, non il segno meno. Ma quello che mi preme dire è che noi dobbiamo avere la capacità, vorrei dire la finezza, di distinguere tra simboli e individui, o se preferite, tra individui in quanto simboli e individui in carne ed ossa. I simboli si possono sottoporre a un giudizio storico-politico che può portare alla loro condanna, ma non si possono sottoporre a giudizio e a condanna penale. A giudizio e a condanna penale si possono sottoporre solo individui concreti per le loro azioni concrete. Io temo che nella visione del PM ci sia l'inconfessata, ma forse anche inconsapevole tendenza a processare Colombo come simbolo e non come persona. Comunque, il processo storico-politico che fu intentato a Colombo con la guerra dell'estate, delle statue dell'estate scorsa, da Houston
a Detroit, a New York, con le decapitazioni, gli imbrattamenti, è finito in modo positivo per il nostro. È stato ricordato che la commissione De Blasio alla fine ha ritenuto che non fosse il caso di buttare giù la statua di Colombo dal suo altissimo piedistallo in Columbus Circle, che meritasse di restare lassù a guardare Central Park West. A maggior ragione io confido che grazie alla illuminata saggezza della Corte anche questo processo, a maggior ragione questo processo, finisca bene per Colombo e finisca secondo giustizia, con l'assoluzione dell'imputato, Colombo come persona e non Colombo come singolo, perché quello che lui come persona personalmente ha fatto non merita, a mio avviso, condanna. Grazie. Allora, la Corte si ritira per deliberare. Buonasera a tutti. Intanto allentiamo un attimo la tensione in attesa del verdetto. Approfitto del fatto dell'assenza, anzi, della Corte riunita in Camera di Consiglio per dire qualche parola di carattere storico. Dietro questo processo c'è evidentemente una ricerca documentaria. Dunque, questa sera stiamo assistendo a una fiction. Stiamo giudicando Cristoforo Colombo con la coscienza dell'oggi, un termine che non è ancora venuto fuori, con le norme dell'odierna scienza giuridica, e ciò nonostante già ai suoi tempi il diritto naturale fosse, a mio avviso, schmittianamente parlando, già piuttosto sviluppato. Benché la sua conoscenza fosse però limitata a pochissimi intellettuali. Ora, come tutti voi avrete capito, l'obiettivo della finzione messa in scena questa sera non è tanto quello di processare la storia, si può processare la storia, bensì quello di invitare a riflettere. Quale può essere dunque la riflessione di uno storico di professione? Quale sarei io? Dunque, nel corso dei mesi passati mi sono letteralmente immerso nella documentazione lasciataci dal Navigatore e dai suoi molti commentatori. Ho macinato decine e decine, anzi centinaia di pagine, per cercare di approssimarmi alla verità. Una verità irraggiungibile, ed evidentemente non parlo di verità processuale, ma di verità storica. Irraggiungibile perché? Perché la distanza che ci separa da quei secoli, ahimè, è incolmabile. Ho cercato dunque di calarmi in quel mondo, adottando per quanto possibile uno sguardo antropologico, avvalutativo. Non è il compito dello storico giudicare, questo deve essere chiaro. Semmai lo è il cercare di comprendere. Come ho avuto modo di scrivere ieri sulle pagine del Secolo, la figura di Colombo ha fatto scorrere i proverbiali fiumi d'inchiostro. Dal punto di vista storiografico, e vi consiglio due nomi da leggere, Todorov, Stannard, la denuncia del volto brutale di quella che un tempo, e devo dire complice un certo eurocentrismo, definivamo la scoperta e che oggi ha assunto invece i connotati della conquista, ha preso campo. Tra gli storici Colombo non è più celebrato come il sognatore dedito a oltrepassare i limiti del mondo conosciuto,
bensì come il primo dei conquistadores, colui che avrebbe avuto il merito, anzi il demerito, di dare avvio all'occupazione europea del suolo americano, favorendo, chiaro, direttamente o indirettamente, bisogna discutere, lo sterminio di milioni di persone. Ora, la mia prospettiva personale, quindi la mia opinione personale da studioso, è differente. Nei secoli di cui ci occupiamo, 400, 500, ebbene, scoperta e conquista, che sono al centro di questa discussione, sono spesso facce della stessa medaglia, scoperta e conquista. I viaggi di Colombo, così come quelli dei portoghesi e prima ancora dei genovesi, dei nostri amati genovesi e dei veneziani, hanno uno scopo prettamente economico, benché non sia estranea a loro una forte carica ideale volta alla propagazione della fede cristiana. Potremmo dire, non era altro che lo spirito di quei tempi. Tempi nei quali il nostro era pienamente immerso. Non ha più senso parlare oggi a livello storiografico di un Colombo medievale e di un Colombo moderno. Le fonti, i documenti, le cronache, ma anche le semplici scritture contabili che ci sono rimaste, che ci testimoniano dei viaggi. Ebbene, le fonti ci dicono che Colombo aveva in animo di compiere un'impresa mai tentata prima, se non dagli stessi genovesi. Ricordate tutti l'episodio dei fratelli Vivaldi, i quali qualche secolo addietro, nel 1291, decisero di prendere il mare oltrepassando le colonne d'Ercole e di, come fece poi Colombo, raggiungere le Indie attraverso un passaggio occidentale. Non è altro che il buscar el Levante por el Poniente di Colombo stesso. Ma le fonti ci dicono anche che, al di là di questo sogno, Colombo cercava l'oro e commerciava in schiavi. Attenzione, non diversamente da molti altri, Indios compresi. In Archivio di Stato c'è una bellissima mostra che vi consiglio di visitare sulla schiavitù a Genova, in cui si nota bene come i genovesi sono schiavisti, ma sono a loro volta schiavizzati, e questo fino all'Ottocento. Le fonti ci dicono anche che Colombo combinò mutilazioni e condanne a morte. Attenzione, ma nei confronti dei coloni spagnoli sottoposti alla sua giurisdizione di viceré, come mostrano gli atti già ricordati del processo del 1500, sul quale però bisognerebbe aprire un grande discorso storiografico, perché non sempre la documentazione che ci arriva ci dà effettivamente la verità. Bisogna capire chi l'ha prodotta e chi l'ha scritta. Le fonti ci dicono anche che Colombo si macchiò di vari crimini nei confronti dei nativi, come avete sentito, anche se generalmente nei confronti di quei nativi a lui ostili, ovvero nell'ambito di piccole guerre o guerriglie scoppiate inevitabilmente all'interno delle isole da lui scoperte e occupate, tra clan rivali, alcuni favorevoli all'uomo bianco, altri no. Tuttavia, le fonti ci dicono che non gli passò mai per la testa di sterminare sistematicamente la popolazione mesoamericana. Questo non possiamo affermarlo. Questo, semmai, sarebbe venuto dopo. Insomma, concludo, Colombo non era certo un santo, è stato detto. Forse avrebbe fatto la sua sporca figura come pendaglio da forca, e qui cito il grande Taviani, che vorrei ricordare questa sera. Senza dubbio, a mio avviso, non era però un genocida. Colombo non era altri che un uomo del suo tempo, un tempo denso di contraddizioni, e quale tempo non lo è, un tempo proprio per questo affascinante. Attendiamo dunque l'uscita dei giudici con questa consapevolezza. Grazie a tutti.
No, ci possiamo stare seduti perché la lettura non è del dispositivo. Facciamo una lettura anche della motivazione, solo della motivazione, che dà più contezza. Scusate. Stiamo seduti perché è una lettura della motivazione della sentenza e non è solo limitato al una cosa diversa dal dispositivo. Cerchiamo così di dare piena contezza di tutto quello che si è dibattuto qui presente. Dunque, noi riteniamo che questa manifestazione è volta a una rivisitazione critica della figura di Cristoforo Colombo, rivisitazione che si è deciso di svolgere in forma di processo. In questo processo il nostro ruolo è quello di giudici chiamati a decidere su un'accusa, e l'accusa formulata nei confronti di Cristoforo Colombo è quella di genocidio fisico e culturale, oltre che di sfruttamento e schiavismo. Non riteniamo possa essere invocato in questo caso il principio del ne bis in idem, che vieta di processare due volte una persona per gli stessi fatti, perché non ci è noto quali fatti esattamente siano stati contestati a Colombo nel processo del 1500. Non sappiamo dunque se vi sia esatta corrispondenza tra quei fatti e quelli per cui oggi si procede. Riteniamo dunque di dover decidere sulle accuse. Dovendo ragionare da giudici, e in particolare da giudici penali, ci siamo chiesti in primo luogo cosa debba intendersi per genocidio fisico e culturale, quale sia cioè, come si direbbe in un vero processo, la fattispecie incriminatrice che siamo stati chiamati ad applicare. Ci è venuto subito in mente la Convenzione ONU per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio, adottata con risoluzione del 9 dicembre 1948. La nostra ipotesi di lavoro ha trovato solo parziale conferma questa sera, perché il rappresentante dell'accusa ha fatto riferimento, oltre che a questa definizione, anche a specifici reati del codice penale italiano. Da tali ultime contestazioni non riteniamo di dover tenere conto, perché la peculiare natura di questo processo ci impone di far riferimento solo ai principi della giurisdizione internazionale, gli unici applicabili a fatti commessi nel XV e XVI secolo. Nella nostra decisione, pertanto, terremo conto esclusivamente delle norme convenzionali. Ai sensi dell'articolo 6 della citata Convenzione ONU, per genocidio si intendono condotte commesse con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale. Come è stato giustamente ricordato, la definizione della Convenzione ONU è stata recepita nell'articolo 6 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, approvato a Roma il 17 luglio 1998. Lo Statuto della Corte Penale Internazionale distingue il genocidio, descritto all'articolo 6, da altri crimini contro l'umanità, contemplati all'articolo 7. Tra questi sono compresi, per quanto può interessare ai nostri fini,
l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione o trasferimento forzato della popolazione, la tortura, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità. Non integrano dunque il delitto di genocidio reati contro la persona, anche gravi che non abbiano ad oggetto un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale e non siano posti in essere con l'intenzione, id est, lo scopo specifico, di distruggere quel gruppo. Lo statuto della Corte Internazionale Penale non prevede il reato di genocidio culturale e in nessuna convenzione internazionale compare l'espressione genocidio culturale. Nel 2007 però l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato una dichiarazione sui diritti delle popolazioni indigene nella quale si riconosce il diritto collettivo e individuale delle persone indigene a non essere soggette a etnocidio e genocidio. Questa dichiarazione impegna gli stati che l'hanno sottoscritta ad evitare ogni azione che abbia non solo lo scopo, ma anche l'effetto concreto di privare le persone indigene della loro integrità come persone distinte, dei loro valori culturali o della loro, delle loro identità etniche, di espropriarle dalle loro terre, territori o risorse, di assimilarle o integrarle con altre culture o stili di vita attraverso imposizioni normative. Se questa può essere una definizione di genocidio culturale, dobbiamo tuttavia osservare che pur avendo descritto questa condotta come riprovevole, cosa che ha fatto solo nel 2007 e dunque in tempi recenti, la comunità internazionale non ne ha comunque mai affermato l'illecità penale e non l'ha prevista come reato. Poiché questo è oggi il sistema giuridico, ci sembra evidente che nei confronti di Cristoforo Colombo l'accusa di genocidio culturale non può essere sostenuta. La deprivazione dei valori culturali e dell'identità etnica degli indigeni, l'espropriazione delle loro terre, la loro assimilazione e integrazione coattiva nella cultura dell'Occidente cristiano erano infatti le ragioni per cui i reali di Spagna decisero di finanziare la prima spedizione di Colombo e tutte quelle successive. La scoperta della rotta per le Indie e di nuove terre ancora inesplorate aveva l'intento economico di usufruire delle risorse e delle materie prime fornite da quelle terre, ma anche l'intento culturale di cristianizzarne gli abitanti, e quest'ultimo intento serviva a legittimare la spedizione dal punto di vista politico e religioso. Il genocidio culturale era dunque l'obiettivo dichiarato della spedizione, un obiettivo cui né Colombo né i suoi mandanti attribuivano alcun disvalore e che anzi, nella loro prospettiva, era il più etico tra gli obiettivi perché consentiva di portare la civiltà a popoli non evoluti e soprattutto di convertire all'unica vera fede popolazioni pagane e idolatre. E infatti Bartolomé de Las Casas, sulla cui testimonianza si fondano in gran parte le accuse formulate nei confronti di Cristoforo Colombo, non gli contesta affatto di aver deprivato gli indigeni della propria identità culturale, ma piuttosto di non averlo fatto, di aver perseguito l'arricchimento proprio dei coloni e del regno, discostandosi dal fine autentico
che Dio e la Chiesa pretendevano conseguire tramite il suo viaggio, il fine della cristianizzazione, cui avrebbe dovuto ordinarsi e indirizzarsi la scoperta del nuovo mondo e di tutto quanto si dovesse disporre in esso e a proposito di esso. Quest'ultima tra virgolette. Cristoforo Colombo deve dunque essere assolto dall'accusa di genocidio culturale perché il fatto non era e ancora oggi non è previsto dalla legge come reato, ma soprattutto perché quando fu posta in essere quella condotta era più che legittima e costituiva l'adempimento di un dovere etico e religioso. Più complesso è il tema del genocidio fisico, che, come si è detto, è oggi previsto dalla legge come reato e che, lo dimostrano le accuse formulate nei confronti di Cristoforo Colombo da Bartolomé de las Casas, era considerato anche all'epoca un fatto illecito o comunque moralmente riprovevole. Se per genocidio deve intendersi, come fanno le convenzioni internazionali oggi vigenti, una condotta che abbia ad oggetto un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale e sia posta in essere con l'intenzione di distruggere quel gruppo, di questo reato Cristoforo Colombo non può essere ritenuto responsabile. Egli non aveva l'intenzione di distruggere le popolazioni indigene, né quella di far sparire gli indios come gruppo etnico o razziale, e nulla prova che abbia compiuto atti intenzionalmente diretti a questo scopo. Certo, la distruzione delle popolazioni indigene in concreto si verificò, ma questa fu una conseguenza non voluta e forse neppure prevista della condotta di Colombo. Non furono previste e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca non erano prevedibili le morti conseguenti a malattie contagiose diffuse in Occidente, ma sconosciute alle popolazioni amerindie e al loro sistema immunitario. Furono tollerati, ma non certo al fine di determinare la distruzione di un popolo intero, i trattamenti inumani cui i nativi furono sottoposti dai conquistatori spagnoli. Colombo introdusse l'istituto del repartimento, che suddivideva le terre tra i coloni e attribuiva ai proprietari il diritto di utilizzare il lavoro delle popolazioni residenti. Autorizzò dunque la sottoposizione dei nativi a lavori forzati, ma non lo fece al fine di determinare la distruzione della popolazione indigena, che fu causata soprattutto dalla incredibile avidità e crudeltà dei conquistatori, i quali sfruttarono la manodopera messa a loro disposizione fino a sterminarla. A ciò deve si aggiungere che Colombo morì nel 1506 e la gran parte delle condotte che condussero alla sostanziale estinzione dei popoli nativi del centro e del Sud America furono poste in essere negli anni immediatamente precedenti e in quelli successivi, data al 1503 la repressione scatenata nell'isola di Hispaniola, non da Colombo ma da Nicolas de Ovando, governatore delle Indie dal 1502 al 1509. Le isole di Giamaica, Puerto Rico e Cuba furono occupate a partire dal 1507. Il Nicaragua fu conquistato nel 1525. La Nuova Spagna fu scoperta nel 1517. Le spedizioni di Cortés in Messico ebbero inizio nel 1519. La conquista del Perù da parte di Pizarro ebbe inizio nel 1532. Da quanto esposto,
consegue che utilizzando come riferimento il quadro normativo delineato dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, Cristoforo Colombo non può essere ritenuto responsabile del reato di genocidio che vi è descritto all'articolo 6. A suo carico possono però ipotizzarsi altri crimini contro l'umanità previsti dall'articolo 7 del medesimo statuto e in particolare la riduzione in schiavitù e lo sterminio. Ai sensi dell'articolo 7, per riduzione in schiavitù si intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale. Per sterminio si intende, in modo particolare, sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto e alle medicine. Alla fine degli anni 90 del 1400, nella sua qualità di governatore delle terre che aveva scoperto, Colombo introdusse l'istituto del repartimento de indio, che determinò la riduzione in schiavitù degli indigeni, i quali per il fatto di vivere in un determinato territorio erano asserviti a coloro cui quel territorio era stato assegnato. Ai coloni non era attribuito un vero e proprio diritto di proprietà sui nativi e tuttavia in concreto essi furono trattati come schiavi e sottoposti a privazioni di tale gravità da determinarne la morte. Tali condotte erano generalizzate e furono compiute anche da persone molto vicine a Colombo, che quand'anche non le avesse personalmente poste in essere, ne fu certamente informato. Colombo era consapevole delle condizioni disumane in cui i coloni tenevano i nativi e delle morti che ne conseguivano in gran numero, ma tollerò questo stato di cose e, pur avendone il potere, non dispose che comportamenti simili fossero sanzionati. Con tale condotta omissiva, egli contribuì allo sterminio di una parte della popolazione nativa delle terre che aveva scoperto ed era stato chiamato a governare. Lo sterminio fu conseguenza diretta della riduzione in schiavitù, che si concretò anche in una vera e propria tratta di schiavi diretti in Europa, la gran parte dei quali non giunse viva a destinazione, tratta alla quale, come si evince dalle testimonianze raccolte, Colombo prese parte in prima persona. Questi sembrano essere i fatti, e tuttavia, nel giudicarli, non possiamo ignorare che Cristoforo Colombo era un uomo del suo tempo, un tempo in cui la schiavitù non era reato ed era consentita, così come erano consentiti i lavori forzati, che nella totalità dei casi venivano svolti in condizioni inumane. Nel 1503, al Repartimiento de Indio, istituito da Colombo, subentrò l'encomienda, che proibì la riduzione in schiavitù e il commercio degli amerindi, ma ne autorizzò comunque lo sfruttamento economico, che si realizzava con l'imposizione di lavori forzati nelle terre e nelle miniere, in cambio del vitto e dell'alloggio. Solo nel 1542, 36 anni dopo la morte di Colombo, questo istituto fu soppresso, e ciò avvenne soprattutto grazie alle insistenze dei missionari domenicani che chiedevano per gli indigeni trattamenti più umani, anche in relazione alla loro conversione al cattolicesimo.
Molti conquistadores però si schierarono apertamente contro le nuove leggi e in ogni caso il risultato non fu la soppressione della schiavitù. Lo schiavismo riprese infatti col traffico di uomini, donne e bambini dall'Africa e proprio Santo Domingo, Haiti, Cuba, le isole che per prime erano state scoperte da Colombo, divennero il centro di smistamento degli schiavi africani verso un nuovo continente. Poiché si uniformò alla legislazione del tempo, Cristoforo Colombo potrebbe essere assolto anche dalle imputazioni di sterminio e riduzione in schiavitù. Vi sono però testimonianze dalle quali risulta che pur avendo egli stesso percepito e riferito ai regnanti la disposizione e prontezza naturale delle popolazioni indigene nel farsi istruire e convertirsi alla religione cristiana, Colombo rifiutò in molti casi di concedere il battesimo ai nativi. Bartolomé de las Casas riporta sul punto numerose testimonianze, dalle quali risulta che il battesimo degli indios doveva essere autorizzato da Colombo, il quale non concedeva tale autorizzazione o la concedeva solo in casi particolari, perché pretendeva che gli prendeva gli indios come schiavi, li dava alla gente come schiavi e li vendeva in cambio di soldi, cosa che non avrebbe potuto fare se fossero stati battezzati, perché la riduzione in schiavitù dei cristiani non era consentita. Cristoforo Colombo contribuì dunque alla riduzione in schiavitù degli amerindi e allo sterminio che ne conseguì, e lo fece al di là dei limiti che la legislazione, la cultura dell'epoca e la sua fede gli consentivano. Insuperabili in tal senso le dichiarazioni rese da Rodrigo Manzorro, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, secondo il quale l'ammiraglio aveva ordinato di non convertire al cristianesimo nessun indio né India, che le donne che i cristiani avevano erano sue e le doveva vendere, che erano sue e del re, riportato tra virgolette. Sulla base di queste considerazioni, anche tenendo conto del contesto legislativo e culturale in cui operò, ci sembra che Cristoforo Colombo debba essere condannato per i crimini di riduzione in schiavitù e sterminio, crimini la cui commissione non impedì, pur avendone la possibilità, ed anzi favorì, ostacolando la cristianizzazione dei nativi. Dall'accusa principale, quella di genocidio fisico e culturale, Cristoforo Colombo deve invece essere assolto per tutti i motivi sopra enunciati. La figura dell'ammiraglio ed esploratore ne esce solo in parte intaccata. Mancarono a Colombo le doti necessarie al buon governante, non seppe scegliere al meglio i propri collaboratori e non seppe reagire alle pressioni che gli venivano da più parti, volte a far sì che le sue missioni e le sue scoperte procurassero un beneficio economico a chi vi aveva partecipato. Paolo Emilio Taviani ha detto che Colombo non fu né un santo né un politico avveduto. Noi pensiamo che abbia commesso delitti, ma che non sia stato lui a volere e determinare la distruzione dei nativi americani, ma abbia dovuto sopportare il peso della tragica modernità. Vi do atto che la motivazione è stata resa dalla